la lucidità e la capacità di tirar fuori la propria individualità, un aspetto molto importante che diventa esotericamente, spiritualmente, visti i tempi che stiamo vivendo a livello globale, il fattore evolutivo numero uno che dobbiamo comprendere, cioè l'individualizzazione, la capacità di definire un proprio asset animico, il quale esprime un'impronta di volontà, di volizione assolutamente unica. Ma questa pepita così raffinata, scolpita, lasciata essenziale, diversa da tutte le altre pepite, deve poi però per agire, per essere totalmente interconnessa con le altre. Lo può fare solo se le altre sono ciò che sono e se sono rettificate anche loro. In un processo di biodiversità, di evoluzione basata su un processo di una piattaforma di biodiversità. Quindi i fattori su cui lavoro sono sostanzialmente due: l'individuazione e la manifestazione del talento, che è un talento animico, quindi non è un talento del fare. Non sto qui a spiegare cos'è il talento del fare, abbiamo già trattato questi temi, ma eventualmente ci sarà bisogno del percorso che faremo, ovviamente lo diremo fuori. Però visto che ci sono persone nuove, ci tengo anche a spiegare che il talento non è, questa è ovviamente la mia proposta teorica basata sull'esperienza, sulla mia ricerca, che il talento in realtà, anzi, comprendere questo ci libera da una serie di problematiche che noi abbiamo col talento, di dargli una responsabilità di portarci chissà dove. Il talento del fare in realtà è un ponte, probabilmente anche provvisorio, temporaneo, per metterci in contatto col vero talento, che non è quello che stiamo facendo, ma il come lo stiamo facendo. Cioè è il talento dell'essere. Il come io faccio una cosa sarà diversa sicuramente da quella di tutti gli altri che fanno la stessa cosa. Quindi il mio talento sono io, è la mia impronta animica. E i talenti del fare, nella precarietà odierna, che si disfano e si disfano, si fanno e si disfano in continuazione, ci lasciano tante ferite addosso perché nessuno ce li premia, durano poco. In realtà, esotericamente va benissimo così, perché stiamo iniziando a capire che non è quello la via per l'eternità, tra virgolette, della sicurezza che ci piacerebbe noi, no? Ho un lavoro fisso, ho uno stipendio, ho una socialità, ho una fama, ho un'economia basata sul mio talento, eccetera, sto tranquillo. In realtà queste cose sono sempre state un'illusione. Oggi questa illusione è più evidente, no? Perché tutte le bolle che riusciamo a costruire poi si rompono subito. Diventano esperienze precarie, ma fondamentali per capire che non è quello in cui ci dobbiamo sedere, ma nella dinamica. Cioè noi dobbiamo distendere lo sguardo del nostro futuro, della nostra vita, della nostra creazione, non solo a lungo termine, cioè nell'arco di tutta la nostra vita, ma proprio a lunghissimo termine, cioè nelle altre vite. E quindi faccio i miei conti con le mie scelte oggi, con una visione di eternità, e tengo conto non solo del karma, delle reincarnazioni, ma di tutti gli ospiti dell'universo che giocano con la nostra vita, con la nostra forza, perché la risorsa animica è la risorsa più importante in assoluto che c'è. Il che non vuol dire Stefano Petrucci o Michela o Silvia o Gloria, no, questi sono degli abiti temporanei, delle forme che abitiamo, ma come essenza spirituale, divina, sottile, sovrasensibile, superiore, chiamatela come volete. Ora siamo in una fase eclatante, meravigliosa, perché questo grande pressing degli ostacolatori della coscienza stanno facendo pressione sulle anime, proprio su quelle dotate di volontà, perché è la volontà che bisogna uccidere. E l'hanno fatto. Noi siamo incapaci di volere, ma abbiamo la risorsa per riemergere con la forza anche primitiva, primordiale della nostra volontà, che tutti temono, perché non per violenza, perché la capacità di tirar fuori violenza, ma la capacità creativa che ha. Nel momento in cui noi capiamo che siamo, e lo capiamo davvero però, in una sorta di prigione,
quell'energia lì nella prigione non ci vuole stare, ma lo deve capire. Quindi ci deve essere un atto di consapevolezza che risveglia quote della nostra volontà.